Fratomo, Fratomo Enrico. Grazie. Grande. No, in realtà, no, scherza, ma davvero grazie a voi, perché se voi ci siete, noi siamo contenti di esserci sempre. L'abbiamo detto prima. Noi chi siamo? Siamo il nemico. Siamo questa gente, fa tutto senza problema. Enrico, in piazza? Prossimo appuntamento in piazza? Lasciamo sapere, poi partiamo con i video di piazza, è meglio di ciò nella conservata. Vabbè, chi non salta un bagnerella facciamo dopo. Allora, grazie anche a voi per essere qui. Niente, oggi volevo presentare questo mio ultimo libro che è uscito proprio da pochissimo, che si chiama Non è crisi, è truffa. Già nel titolo è molto esplicito, perché in realtà voglio far intendere che tutta questa cosa che stanno architettando in realtà la fanno passare per una crisi del sistema bancario, economico nel suo complesso. Invece si tratta proprio di una truffa molto ben architettata. Io ho scritto una serie di capitoli cercando di incentrare un po' il discorso su alcune tematiche come il prodotto interno lordo, come le agenzie di rating, come il funzionamento della borsa, e infine concludo con una disamina proprio sul sistema economico nel suo complesso, cioè come è strutturato, chi sono i veri padroni di questo sistema economico, qual è il problema e quali sono le soluzioni che possiamo poi attuare per risolvere poi questo, portare insomma dei vantaggi alla collettività. Il primo capitolo per esempio tratta del PIL, il prodotto interno lordo, che come voi sapete è un indice che serve a misurare la ricchezza o il benessere di un paese. In realtà è un indice totalmente sbagliato. Sono state fatte anche delle proposte per modificare il PIL, per introdurre dei nuovi indici. È sbagliato perché, se vi faccio un esempio molto banale, se io ad esempio vado in un bar, bevo 7 bottiglie di birra, il PIL sale, perché c'è uno scambio tra me e il commerciante, quindi c'è un guadagno, si crea ricchezza. Se però a quel punto, dopo mi metto alla guida un ubriaco e investo 3 persone, il PIL non tiene conto di questo danno che si crea alla collettività, anzi il PIL aumenta perché si generano delle spese mediche e quindi spese private, eccetera, eccetera. Quindi il PIL, con un piccolo esempio come questo che vi ho fatto, molto banale, lo si può trasportare anche alle società. Un'impresa che per esempio produce prodotti chimici, fa un ottimo fatturato e fa aumentare il PIL. Il PIL però non tiene conto che quell'impresa magari per produrre quei prodotti chimici va a inquinare un fiume sottostante, un fiume che passa vicino all'impresa, e quindi non tiene conto nemmeno dei costi che ci vorranno per bonificare quel fiume. Quindi è un indice che va preso molto con le pinze. Un'alternativa si chiama il GPI, che è il Genuine Progress Indicator, che invece tiene conto di più di 20 fattori che in pratica il prodotto interno lordo non tiene conto. Giusto per darvi dei dati, abbiamo che prendendo il 1995 come anno base, dal 2007 fino ad oggi, fino al 2000, prendiamo i dati fino al 31 dicembre 2011, la Polonia è il paese che ha avuto il PIL più alto, circa un 13,8%. In ultimo proprio sulla fine troviamo l'Italia che dal 2007 al 2011 è cresciuta di un meno 4,23%, quindi in recessione. Troviamo poi infine la Grecia con un meno 9% e infine l'Irlanda con un meno 11%. Però come vi ho detto prima è un indice comunque molto approssimativo a mio avviso, quindi non va preso come riferimento. Un altro capitolo l'ho fatto sulle agenzie di rating, che come ho detto prima le definisco delle prostitute finanziarie. Perché? Perché loro agiscono in pieno conflitto di interessi. Cioè loro si fanno pagare per esprimere il loro giudizio. Loro fanno dei rating sia sul titoli o obbligazioni di imprese e sia vanno a giudicare invece l'economia di un paese vero e proprio. Ora i danni quali sono? Sono che quando queste agenzie, Fitch, Moody's e Standard & Poor's, emettono questi giudizi, causano dei seri danni all'economia di quel paese. Perché? Perché se vanno a esaminare il rating di un paese come la Grecia e gli danno un rating per esempio di C, quindi un voto bassissimo, in realtà costringono quel paese
ad aumentare i rendimenti sui titoli di Stato. Quindi che succede? Che quel paese, per rendere più appetibili al mercato sui titoli di Stato, deve aumentare il tasso di interesse. Aumentando il tasso di interesse costringe quel paese ad aumentare il suo debito pubblico, perché dovrà restituire a scadenza dei titoli di Stato con un interesse maggiore. Che poi tra l'altro le agenzie di rating hanno preso delle cantonate assurde nel corso della storia. Basta pensare che la Lehman Brothers, che è fallita per il subprime e tutti i titoli tossici che aveva, pochi giorni prima aveva come rating A2 da Fitch e A più da Moody's e Standard & Poor's, quindi che sono quasi il massimo, quasi di mare il massimo, poi ognuno ha dei valori a più a meno, ma siamo lì. Un altro capitolo l'ho fatto sul riscaldamento globale e sul controllo demografico. E in pratica ho citato un po' Al Gore, che sarebbe un po' il simbolo di questa lotta del riscaldamento globale. Lui vuole far passare che se si sciolgono i ghiacciai, in realtà è colpa dell'uomo, perché emette troppa CO2 nell'emisfero, causa un inquinamento globale, eccetera, eccetera. In realtà è stato scientificamente provato che non è così. Cioè in natura, è proprio una cosa ciclica, è naturale che avvengono dei fenomeni in cui i ghiacciai si sciolgono in un determinato periodo della storia e in altri casi in cui le temperature aumentano. Questo discorso, Al Gore, che poi tra l'altro è stato sbeffeggiato proprio da ricercatori scientifici, tra l'altro un hacker aveva scoperto all'Università degli Seagull in Inghilterra che questi ricercatori che appoggiavano proprio le teorie di Al Gore si scambiavano delle email tra di loro per dire come possiamo realizzare questa montatura nell'opinione pubblica. Quindi anche se solo loro non ci credevano in questa cosa. Poi tra l'altro è stato in realtà sputtanato poi da altri ricercatori dicendo che è tutto fasullo. Ma Al Gore in realtà si rifà, prende diciamo spunto per questa cosa del riscaldamento globale per parlare anche del controllo demografico. Cioè lui dice che la popolazione umana è troppa, in realtà dovrebbe essere diminuito, comunque controllare le nascite. Questo discorso del controllo delle nascite è stato ripreso da Malthus, che è un economista britannico di fine 800, e lui diceva in realtà che per vivere meglio la popolazione mondiale deve essere ridotta. Queste teorie sono riprese, guarda caso, da Club di Roma, che sarebbe un'istituzione sovranazionale tipo Bilderberg o Trilateral, che portano avanti proprio un discorso sull'eugenetica, quindi basato anche sui vaccini. Sì, i vaccini, come voi sapete, sono cause di morte e di malattie. Non a caso sono promosse da cause farmaceutiche, a sua volta finanziate dalle banche. Il vero problema in realtà non è nel controllo demografico o che ne siamo troppi, il vero problema è nell'allocazione delle risorse, in quanto ci sono paesi in cui c'è uno spreco delle risorse e carenza anche di quelle risorse, e paesi in cui c'è una piena abbondanza di quelle risorse. Quindi il problema sta tutto lì, non è che non abbiamo cibo a sufficienza per sfamare tutta la popolazione mondiale, non è così. Sì, per caso il club di Giulietto Chiesa non è un simpatizzante del club di Roma? Sì. So che fa parte. Ah, no, perché molti complottisti lo portano un esempio, no? Sì, allora, un'altra cosa pure, è la voce della teoria, c'è anche la banca bancaria, c'è anche un Rothschild, no? Sì, sapete, i Rothschild sono... Non Edoardo, poi una cosa di strana, a proposito di Roma, adesso vado un attimo fuori tema, però magari vi sorprenderò con questa notizia. Ho letto proprio in questi giorni che fu fatto uno studio sul profilo psicologico di Hitler da parte di un psicologo chiamato Walter Langer, una cosa del genere, commissionato dai servizi segreti americani, proprio per cercare di individuare il profilo proprio mentale e psichico di Hitler. E lui scoprì che la nonna di Hitler in realtà andò a fare la cameriera dei Rothschild a casa dei Rothschild, a Vienna. Tutte cose che Hayek scriveva da anni. Esatto, da anni. Quindi ci sono delle teorie che addirittura il nonno di Hitler sarebbe un Rothschild, ovvero Salomon Rothschild. Io non parlo di Windsor. Ah, poi i Rothschild prima erano Bauer, poi hanno cambiato il nome, eccetera. Scusa, Rothschild sarebbe Rothschild. Sì.
Poi, per quanto riguarda invece un altro capitolo trattato... Salvatore, chiariamo che noi siamo amici degli ebrei che sono le prime vittime dei Rothschild. Certo, perché... certo. E poi la propaganda... Ai Rothschild non frega nulla del popolo ebreo. Anzi, il primo servo loro è il popolo ebreo, esatto, perché esatto. Vive nel fascismo... Hanno strumentalizzato tutto il discorso degli ebrei, del genocidio, eccetera, eccetera, per crearsi una sorta di difesa, di schermo. L'antisemitismo, il rimorso all'antisemitismo paga sempre. Esatto. E quindi un altro capitolo invece l'ho fatto sui derivati, che sono delle armi di distruzione di massa. In realtà i derivati si chiamano così perché sono dei sottostanti di altri strumenti finanziari. In realtà cosa sono? Sono delle scommesse. Per esempio hanno fatto, ultimamente che è stato quotato in borsa Facebook per 100 miliardi di dollari, hanno già creato il derivato di Facebook. Cioè la scommessa se Facebook entro il 2012 riesce a ottenere 1 milione di utenti in meno. Si può cliccare mi piace su quel derivato? Guarda, ci sono, scusami, dei derivati anche sulle scommesse climatiche. Tutto, su tutto sono derivati. Anche se la tua giacca sarà ancora in ottimo stato, sì, no, sì. Su tutto quando sono messi. E questi si chiamano in particolare i derivati, prendono il nome di CDS, ovvero Credit Default Swap, sono i derivati più diffusi. In realtà sono delle scommesse, vi faccio un esempio molto semplice. Per esempio, il signor Rossi compra delle azioni dell'impresa Alfa S.p.A. Che succede? Succede che dopo un po' l'impresa Alfa S.p.A. magari sta per fallire, girano delle voci che sta per fallire. Viene il signor assicuratore di CDS e dice: senti, io ti faccio un'assicurazione. Se l'Alfa S.p.A. dovesse fallire, io ti rimborso i soldi delle tue azioni. Se non dovesse fallire, tu mi paghi un premio annuale, come se fosse l'assicurazione della macchina. Se fai un incidente, ti rimborso, altrimenti mi paghi ogni semestre la il premio. Che cosa succede però con questi CDS? Che molto spesso l'assicuratore, in caso di un credit event, cioè in caso appunto di fallimento dell'ente che va a assicurare, non ha i soldi necessari a ripagare il signor Rossi che ha sottoscritto il CDS e quindi si va nel fallimento più totale. Questo è successo per esempio con l'AIG, che è un grande gruppo assicurativo americano. Ed è successo anche con la General Motors. Molte persone avevano acquistato CDS sulla General Motors e non sono stati più rimborsati. Anzi, ci ha rimesso come al solito lo Stato a rimborsare questi derivati, aumentando il debito pubblico, eccetera, tutti i danni che sappiamo. L'ultima parte del libro invece riguarda un po', ho cercato un po' di fare una disamina, come è strutturato il sistema economico nostro, quindi come una sorta di piramide in cui a capo ci sono determinate famiglie, le solite più importanti, Rothschild, Rockefeller, Morgan, eccetera, eccetera. E poi queste famiglie a sua volta hanno delle ramificazioni nella politica, nei mass media, nelle agenzie di rating, nelle banche, eccetera, eccetera. E poi a scalare c'è tutta una sorta di piramidale, alla base ovviamente ci siamo noi, la collettività, che ne paghiamo le conseguenze. Se analizziamo la situazione per esempio italiana, noi abbiamo un debito pubblico di 1912 miliardi su per giù adesso e ogni anno paghiamo qualcosa come 70-80 miliardi solo di interessi sul debito. Quant'è 70-80 miliardi per capirci? 70-80 miliardi è quasi come se volessi fare una finanziaria di un paese. Quindi l'anno però ci paga, però ci paghi il debito alle banche. E addirittura questa cifra nel 2015-2016 si arriverà anche ai 100 miliardi di interessi, per un 4-5%. Ma rispetto all'avanzo, no, al netto positivo, quanto incide questo? Ma incide, le percentuali precise non le so, però voglio dire, parliamo di una finanziaria, cioè che 70-80 miliardi si potrebbe fare una finanziaria e quindi generare una nuova spesa pubblica per la collettività, perché la spesa pubblica, come sapete, è generata chiedendo soldi in prestito alle banche. Perché uno Stato privato del suo potere più importante, che è quello di emettere moneta, purtroppo non lo può fare, deve chiedere alle banche i soldi necessari per generare i bisogni, per soddisfare la collettività. Quindi che deve fare? Deve vendere titoli di Stato sul mercato, le banche
ci sono i cosiddetti specialisti in titoli di Stato che acquistano i nostri debiti, che tra l'altro non sono nemmeno banche italiane, sono la, anche banche, molte banche straniere americane. È vero, scusate, solo che c'è anche io che molto, ma a parte che ci sono molte banche americane, che Morgan, JP Morgan, tutte che comprano il nostro debito. Quindi, alla fine che cosa succede? Succede che senza sovranità monetaria siamo sempre succubi di questi organismi privati, perché la Banca d'Italia, voi lo sapete, è privata. Il 95% del capitale della Banca d'Italia è in mano a Intesa San Paolo, Unicredit, Monte dei Paschi, BNL. Solo il 5% della Banca d'Italia è in mano a IPS, il 4% e INAIL circa, manco 1% più o meno, che è la parte, possiamo dire, pubblica, ma tutti i resti sono privati. Collusi con questo sistema, io ho indicato appunto tre istituzioni, possiamo dire, che sono le agenzie di rating, che appunto fanno il bello e il cattivo tempo di un paese attraverso i loro rating. La politica, perché i politici, basta vedere adesso noi abbiamo in Italia un premier Monti che non è altro un banchiere, è un banchiere che è venuto a governare, non essendo eletto da nessun cittadino, è venuto a governare e a dirci quello che dobbiamo fare, come gestire la nostra politica economica. Troviamo quindi i politici e infine i mass media sono collusi con questo sistema di politici e banche. Perché non c'è nessun giornale o telegiornale che vada a dire, infatti come stanno, vada a dire che le agenzie di rating sono delle procedure finanziarie, che vada a dire che tutto il sistema si basa su una moneta elettronica fasulla creata ex nihilo dal nulla. Ma manco Emilio Fede dice questo. Manco Emilio Fede, sai, il colpo, allora dice Emilio Fede. E adesso, giusto per fare una piccola parentesi sulla Grecia stanno facendo di tutto per non farla fallire, di tutto. La Grecia tecnicamente è fallita già da 2 anni, quindi non è una cosa degli ultimi 6 mesi, è fallita già da 2 anni. Ora che stanno facendo? Stanno temporeggiando perché i principali istituti di credito stanno cercando di togliersi questi titoli di Stato greci che non valgono nulla, prima di dichiarare a breve probabilmente l'uscita della Grecia dall'Unione Europea, perché le soluzioni sono diverse. Bisogna fare in modo, se la Grecia si riesce a mantenere ancora all'interno dell'Eurozona è bene, perché si può evitare l'effetto domino. Se la Grecia esce e tra 2 anni l'economia greca rifiorisce, anche altri paesi, Portogallo, Italia, vogliono fare la stessa cosa. Questo è un primo obiettivo. Un secondo obiettivo è quello di creare un'Eurozona a due velocità. Si parla di Euro 1 e Euro 2, quindi con un cambio diverso dell'euro per i paesi PIGS, che sarebbero i paesi che hanno più difficoltà economiche, come Portogallo, Italia, Grecia, Spagna. E questa è una soluzione. PIGS vuol dire maiali? PIGS è l'acronimo di maiali, però potrebbe essere rinnegato per Spagna. Ma non posso stia acronimo. Sì, non è un caso. Simbolici. Però ovviamente in questa situazione della Grecia bisogna stare attenti, perché molti dei titoli greci sono proprio in mano alle banche tedesche e francesi. A sua volta molti dei titoli delle banche tedesche e francesi sono nelle mani di Wall Street, quindi delle banche americane. Quindi è tutto un gioco a catena, per questo anche a Wall Street ci tengono che un paese come la Grecia non debba uscire dall'Eurozona e dichiarare fallimento, perché sarebbe una grossa perdita anche per loro. E quindi si fa di tutto pur di evitare il default, anche se addirittura la Grecia avevano proposto un referendum per uscire dalla Grecia, o comunque per accettare queste misure che sono gravissime sulla collettività, l'hanno tolto da mezzo. Dovevano fare un referendum e non hanno fatto più votare, perché il popolo greco avrebbe votato massicciamente per uscire dalla Grecia. E il giorno dopo che fu proposto il referendum crollarono le borse, ti ricordi? Sì, perché poi vabbè, sulle borse c'ho scritto un capitolo a parte. Le borse si basano sui cosiddetti rumors, cioè in realtà basta una notizia che arriva all'investitore e il titolo sale o scende, ma si discosta proprio di molto dall'economia reale, c'è proprio un abisso tra finanza e economia reale. Tant'è vero che si dice che uno scambio commerciale, come per esempio il fatto che io ti vendo questo libro a te, uno scambio dell'economia reale, in questo scambio
nella finanza è amplificato di 20 volte, quindi c'è una crescita esponenziale di tutta questa dell'economia reale nella finanza, e questo poi porta gravi conseguenze poi nell'economia reale, perché si diversano poi sulla produttività. 20 stando bassi come stima. Perché si presume che il PIL mondiale sia moltiplicato poi con i derivati, la cosa è amplificata proprio a grandissima potenza. L'ultima parte, ho citato un po' delle soluzioni e ho parlato anche del concetto del debito detestabile, non so se tutti lo conoscete. Questo concetto del debito detestabile fu per la prima volta portato avanti da Alexander Sachs, che era un ex ministro russo dei primi anni del Novecento. E lui disse questo concetto molto chiaro, disse: se un paese contrae un debito con le banche o comunque con un ente e questo debito non porta dei benefici alla collettività, allora deve essere rinnegato, non deve essere più pagato. Non è giusto che il popolo paghi per quel debito. Tra l'altro ci sono degli esempi storici di debito detestabile, tra cui vi posso citare per esempio nel 1898, quando Cuba era ancora una colonia spagnola, poi passò nelle mani degli Stati Uniti, gli Stati Uniti rinnegarono il debito che Cuba aveva nei confronti della Spagna e azzerarono totalmente il debito. Anche i debiti di Napoleone Bonaparte dopo la restaurazione vennero totalmente rinnegati, così come nella guerra di recessione americana del 1865 i nordisti, i vincitori della guerra, rinnegarono i debiti contratti dai sudisti, perché dicevano: questo non hanno portato nessun beneficio, noi non paghiamo niente a nessuno. Un ultimo caso molto recente, però i mass media ovviamente si sono guardati a citarlo, è stato nel 2003, quando Bush ha invaso l'Iraq. L'Iraq aveva dei debiti enormi anche nei confronti di altri paesi. Bush, siccome poi ha piazzato lì un governo fantoccio, perché in Iraq c'è un governo fantoccio serbo degli americani, ha rinnegato totalmente il debito che questo paese aveva nei confronti degli altri enti. A proposito di governo fantoccio, come diceva prima Enrico, anche in Libia hanno creato la stessa cosa. Gheddafi aveva creato una struttura economica che permetteva istruzione e sanità gratuita, e inoltre alle giovani coppie di sposi si dava la possibilità di avere un appartamento addirittura gratuito, ne potevano usufruire gratuitamente finché uno dei due aveva poi un reddito tale, delle condizioni economiche soddisfacenti per comprarsi o pagarsi in tutta una casa. Perché era scomodo del Daffi? Oltre che faceva volo il suo petrolio, ma era scomodo anche perché lui aveva proposto un fondo monetario dei paesi africani, che doveva fare concorrenza al Fondo Monetario Internazionale, che è un'altra istituzione a delinque che conosciamo. Il Fondo Monetario Internazionale, possiamo dire che in qualsiasi paese in cui va, crea e aggrava la crisi peggio di come stava prima. Perché in un paese in cui c'è già una crisi economica, tu non puoi andare lì e proporre una liberalizzazione di capitali e di merci, cioè significa proprio distruggere quel paese. E invece proprio la ricetta economica che fa il Fondo Monetario, in sostanza. Tra l'altro il Fondo Monetario ha anche un sistema di votazioni totalmente antidemocratico, perché i paesi che fanno parte del Fondo Monetario, che poi decidono nelle assemblee da farsi, hanno più voti quanto più è la quota di capitale che versa all'interno del Fondo Monetario. Quindi paesi come Stati Uniti, che versano una quota enorme di capitale all'interno del Fondo Monetario, possono prendere decisioni di circa il 30% del pacchetto di voti, mentre siccome la maggior parte dei paesi del Fondo Monetario si diversa sui paesi africani, per esempio, tutti i paesi africani hanno solo il 5% di voti a disposizione, quindi loro non possono decidere nemmeno la loro politica economica, devono subire il diktat imposto dal Fondo Monetario. La India c'è anche il discorso del satellite, che Gheddafi stava creando un satellite africano,
il fratello poi addirittura c'è anche importante. Il fatto di questo bacino idrico, non so se sai, che stava creato proprio nel pieno mezzo del deserto, nel mezzo del deserto questo bacino idrico che poi doveva dare acqua pubblica a tutto il territorio. E poi visto il debito di uso, la cosa bella è che hanno proprio detto, non, cioè, come, così come tacciono le parole signoraggio, in egual maniera non pronunciate mai la parola debito odioso. Sì. Debito detestabile, debito odioso, sono cose da non nominare mai. Eppure è una cosa che, cioè, della guerra in Iraq, che abbiamo sentito parlare, ma di come hanno poi gestito tutta la fase economica, nessuno sa nulla. Scusa Salvatore, riferivi anche alle soluzioni, collegandomi a Gheddafi, forse pochi sanno che uno dei libri della rivoluzione, forse il libro principale, si chiama Libretto Verde, e in quel libretto Gheddafi parlava specificamente di democrazia diretta e di come i paesi, i comuni, diciamo, si dovessero autogestire in democrazia diretta. È una cosa che ovviamente non dice nessuno, però siccome tu stai parlando anche di soluzioni, volevo lanciarti un assist. Tra le soluzioni, appunto, volevo citare questa, cioè il discorso del debito detestabile è una cosa che possiamo utilizzare per rinnegare il debito. Ad esempio, noi abbiamo quasi 2.000 miliardi di euro di debito, lo possiamo rinnegare perché possiamo dire che non ha dato benefici alla collettività. Altra cosa, introdurre la sovranità monetaria è il primo passaggio che dobbiamo fare, perché se un paese non gli dai la possibilità di emettere monete e quindi poi avere i mezzi finanziari per generare una spesa pubblica e quindi beni e servizi per la collettività, tu non potrai mai dare benessere alla collettività, lo terrai sempre in scacco dell'istituto di credito. Quindi sovranità monetaria, debito detestabile e poi, appunto come diceva Max, democrazia diretta. Attraverso gli strumenti della democrazia diretta noi facciamo in modo che il popolo diventi parte attiva alla res pubblica. Noi attualmente, per esempio, uno strumento di democrazia diretta qual è? È il referendum. In Italia noi abbiamo solo i referendum abrogativi, cioè noi possiamo solo decidere se quella legge la vogliamo abrogare oppure no. Però se viene fatta una legge porcata, finché non fanno il referendum noi ci teniamo con la legge porcata. Invece ci sono delle soluzioni che prevedono come il referendum propositivo, in cui è il popolo che fa attraverso, un'altra cosa da dire sui referendum è anche il quorum è sbagliato, cioè non è che tu devi invitare il popolo a votare, solo se si raggiunge quel quorum la decisione passa. Il quorum andrebbe abolito, perché se tu ti interessi della res pubblica è proprio un tuo dovere di cittadino andare a votare sulle cose su cui poi incideranno sulla società. E quindi introdurre debito detestabile, sovranità monetaria, gli strumenti di democrazia diretta come anche il bilancio partecipativo. In una città ci può stare un bilancio partecipativo in cui sono i cittadini a dire: questa spesa pubblica la voglio organizzare per costruire questo ospedale, questa scuola e questo parco. E solo così possiamo dire ci sarà anche meno corruzione, perché un sistema basato sulla politica rappresentativa, in cui io voto Tizio sperando che Tizio poi mi rappresenti in Parlamento, è uno strumento anche molto corruttibile, perché lo sappiamo come molti politici alla fine dichiarano il loro programma politico, ma una volta eletti fanno tutt'altro. Quindi queste sono, a mio avviso, delle soluzioni in base. Per quanto riguarda la sovranità monetaria, basta semplicemente rinnegare l'euro, introdurre una nuova moneta che deve essere di proprietà dello Stato, emessa dallo Stato, quindi non come adesso che lo Stato stampa solo le monete metalliche. Lo Stato adesso stampa solo i tagli da 1 euro, da 2 euro, da 50 centesimi. Su quella non si indebita. Sulla moneta cartacea e sulla moneta scritturale, questa è tutta moneta che viene creata dalle banche. Scritturale cosa intendi? Scritturale intendono anche la moneta elettronica, anche un assegno, una moneta scritturale. Viene creata dalle banche e viene poi addebitata, viene creata a un valore intrinseco irrisorio. Il valore intrinseco significa il costo per produrre quella banconota. Per esempio 30 centesimi, se io voglio stampare una banconota da 50 euro, io spendo 30 centesimi, stampa, inchiostro, carta e colore. Le banche che fanno? Addebitano ai paesi, alla collettività, quella banconota, al valore nominale, cioè la cifra che sta scritta sulla la banconota, quindi 50 euro, nell'esempio della banconota da 50 euro. Questa è una truffa. Poi su questo si fanno pagare anche gli interessi, quindi è una truffa nella truffa.
E, ritornando al discorso dell'introduzione di una nuova valuta, si potrebbe fare, per esempio, facendo in modo tale di pagare i dipendenti pubblici con la nuova valuta e nello stesso tempo accettare anche le tasse che poi a questo punto diventerebbero irrisorie, perché uno Stato che si può stampare la moneta non ha bisogno di chiedere tasse ai cittadini, di chiedere comunque il pagamento delle tasse con la nuova valuta. Questo si chiama approccio morbido, perché se tu all'improvviso metti la nuova moneta, ovviamente sarà una moneta svalutata e tutti farebbero ancora ricorso all'euro che vale di più. Quindi il passaggio poi alla nuova valuta sarebbe molto lento e molto difficile da realizzare. Invece con questo nuovo sistema, che viene definito da alcuni economisti approccio morbido, si può inserire una nuova valuta nel circolo economico e anche i privati andrebbero poi a desiderare di volere quella nuova valuta, quindi alla fine circolerà una nuova valuta nel sistema economico. Ovviamente è molto importante anche che il cambio, per esempio della nostra nuova valuta con l'euro, con il dollaro, eccetera, sia un cambio fluttuante, flessibile, possiamo dire, e non fisso, perché quando tu generi un cambio fisso, ovviamente sei in un certo qual modo obbligato a rispettare quel cambio. Però è molto meglio realizzare un cambio fluttuante in cui la domanda e l'offerta, siccome cambiano notevolmente nel corso dei giorni e dei mesi, si adatta man mano all'equilibrio tra domanda e offerta. E quindi voglio dire, è una soluzione molto più vantaggiosa del cambio fisso. Quindi secondo me, dal mio punto di vista, adesso vi ho fatto un po' una sintesi, poi nel libro trovate tutto più dettagliato, introdurre il discorso del debito detestabile, sovranità monetaria, democrazia diretta, sono ovviamente unito alla vera informazione, perché quello che manca alla gente è anche l'informazione. Purtroppo questi discorsi li sappiamo tra di noi, ma se vai a chiedere a una persona per strada cos'è il debito detestabile, cos'è il signoraggio, cos'è la sovranità monetaria, oppure se hai mai sentito parlare del professor Auriti, non sa nemmeno di cosa stiamo parlando. Sì, no, volevo aggiungere un fatto sulla sovranità monetaria. No, per avere la vera sovranità monetaria non basta nazionalizzare la banca centrale, ma bisogna evitare che continui il falso in bilancio, perché pure con una banca nazionale pubblica, se il falso in bilancio continua, i Rothschild continuano a... Basta semplicemente non solo nazionalizzare le banche, ma dare alle banche un ruolo di mera tipografia. Esatto. Non dobbiamo fare nessuna guerra civile o rivolte in piazza, sono degli strumenti, degli ragazzi, che esistono. Piccolo fa per incitare le persone per svegliare, forse, che purtroppo dormiamo come passo con l'incubo del mio video. Senti, poi volevo chiederti perché la democrazia diretta potrebbe difenderci rispetto alla democrazia rappresentativa, cioè perché un John Perkins in democrazia diretta sarebbe più limitato rispetto alla democrazia rappresentativa, e chi è John Perkins? Allora, diciamo chi è John Perkins. Perkins è il cosiddetto sicario dell'economia. Lui ha scritto un libro che vi invito a leggere, che si chiama Confessioni di un sicario dell'economia, che dice proprio che lui ha lavorato per una società di consulenza americana per circa 30 anni e poi dopo è stato un reo confesso, cioè si è accorto che lavorava per il nemico. Il suo compito qual era? Era quello di andare dai capi di Stato, lui lavorava soprattutto in Sud America, in quella zona lì, andava dai capi di Stato e diceva: senti, se tu queste materie prime non le dai, non le fai lavorare nelle corporation americane, sappi che ti potresti trovare nei guai. Quando dice ti potresti trovare nei guai, significa che o viene creata una rivoluzione ad hoc per spodestare chi governa in quel momento, oppure viene semplicemente ucciso, viene fatto fuori, oppure viene ricattato o magari comprato attraverso l'utilizzo di donne, sesso o denaro. E in democrazia diretta tutto questo non può avvenire, perché un George Perkins che va a ricattare il capo di Stato lo può fare se individua una singola persona, quindi sa che quella persona comanda, è ricattabile, va direttamente da lui. In democrazia diretta questo non avviene, perché è una struttura non verticale, ma è una struttura orizzontale. Quindi Perkins dovrebbe andare a ricattare 10.000 persone che fanno parte di quel consiglio di quel consiglio comunale o di quel consiglio regionale. Quindi è molto più difficile
ricattare o manipolare la politica socio-economica in un sistema di democrazia diretta. Poi se Max vuole aggiungere qualcosa sulla... No, hai spiegato bene. C'è sempre l'episodio della valigetta, no? Che Perkins dice che andava con la valigetta e col bossolo, tipo, e dal capo di Stato diceva: cosa vuoi, la valigetta piena di 500 biglietti da 500 o il bossolo? Ovviamente il capo di Stato sceglie la valigetta. Ma Kennedy cosa ha scelto? Ci sono stati dei casi di presidenti coraggiosi, possiamo dire, come Sankara, che è il presidente del Burkina Faso. Lui andò nella commissione dell'ONU a dire: guardate che il debito pubblico noi non lo possiamo pagare, è un debito impagabile, e seguite il mio esempio, il Burkina Faso ha deciso di non pagare questo debito, fate anche voi rivolta agli altri paesi africani. Ovviamente quell'esempio non fu seguito e a distanza di poco tempo Sankara venne fatto fuori, dai servizi segreti francesi e americani. La stessa cosa di Kennedy, c'è da dire su Kennedy che lui emise l'ordine esecutivo 10.110, che era un ordine che permetteva allo Stato americano di stamparsi qualcosa come 4,3 miliardi di dollari. Perché sapete che anche in America la situazione è uguale come qua in Europa, c'è la Federal Reserve, che è la banca centrale americana, che stampa moneta privata e la vende poi allo Stato americano. Lui emise questo ordine esecutivo 10.110, che è ancora valida nella Costituzione americana, non è stato cancellato. Però nessun presidente dopo di lui si è guardato bene da lì. Neanche Obama? Neanche Obama. Ma come? Non è il presidente che arriva dal popolo, da internet? È significativo il numero, però. 11.11. Ci sono delle... Però, guarda caso, dopo che lui ha emesso questo ordine esecutivo che stampava denaro dello Stato e quindi non generava debito pubblico, dopo 4 mesi è stato sparato a Dallas. Quindi molti capi di Stato si guardano bene da... Però Salvatore, lanciamo anche un messaggio positivo, perché è vero che i presidenti americani sono stati fatti fuori negli ultimi 2 secoli, però prima ancora ci sono presidenti che hanno avuto i coglioni di far fuori i banchieri, tipo Andrew Jackson riuscì a procrastinare questa dittatura bancaria e sul punto di morte disse: ho ucciso le banche. Sì, vabbè, a parte lui, ma ci sono stati altri casi, ma anche tuttora possiamo, come Enrico pure prima ha citato Chavez, presidenti coraggiosi che sanno comunque individuare chi del, è... Delgado? Ma anche, ma voglio dire, non mi voglio soffermare su singoli nomi, però voglio dire, le soluzioni ci sono, quindi voglio dire, è realizzabile un discorso economico sotto questo punto di vista. Sta solo nel volerlo fare, perché per esempio Chavez ha mandato via dal suo paese tutti gli emissari del Fondo Monetario Internazionale, perché li ha definiti degli abortoni. È una cosa che è riuscito a fare. Il petrolio di Chavez è nazionalizzato, quindi i proventi della vendita del petrolio ricade poi con benefici reali sulla popolazione, sulla spesa pubblica. Quindi sono tutte, adesso ultimamente ha aumentato il salario minimo sia per gli impiegati che per gli operai. Quindi voglio dire, sono piccole cose magari, che però sono realizzabili tranquillamente, perché le soluzioni ci sono, basta solo saperle attuare. Il grande buco è stato Raffaele Correa. Correa è stato un economista che appunto ha impiegato tutte le banche centrali, il Fondo Monetario, il WTO, il World Trade Organization, cercando proprio di incentrare il discorso sul, anche se ultimamente volevano creare una specie di fondo monetario però dei paesi della Latin America, però ha avuto qualche problemino con alcuni paesi vari, erano d'accordo solo lui e Chavez, però lui ha utilizzato lo strumento del debito detestabile, esatto, sì. Anche lui l'ha utilizzato, perché è un discorso proprio che fa legislatura, cioè in pratica introdurre un discorso del genere, che tra l'altro riprendendo proprio dei passati storici di paesi che l'hanno adottato, è un discorso attuabile che si potrebbe benissimo fare. Quindi chi dovrebbe fare questa cosa? Un giorno politano? Un politano è... aspettiamo che mercati l'autorizzano. Ma quindi se conquistiamo gli Stati Uniti possiamo poi non pagare più il debito degli Stati Uniti? Lo dichiariamo detestabile? Ho sentito Storace fare un intervento.
Arancia è già da un po' che porta avanti il discorso. Fa finta, ma fa finta o cosa? Allora, appunto, voi due sono anche dire questa cosa qua, che oggi purtroppo la battaglia del signor Arancia, un po' vuoi per Aulinti, vuoi per Ezra Pound, vuoi per Storace, è vista come una battaglia di destra. Dobbiamo chiarire anche questo punto della faccenda, che non è. Ma è vero che molto spesso questi argomenti li trovi in Casa Pound, Forza Nuova, sono. Però voglio dire, non bisogna, dal mio punto di vista, manipolare il discorso politicamente. Esatto. Cioè destra o sinistra non c'entra nulla. Questo è un discorso solo per portare un beneficio alla collettività. Quindi ora che venga detto da un partito di destra o di sinistra non deve essere etichettato come un discorso di destra. Io mi sono trovato, Max lo sa, a fare l'anti-banks a Milano, era la giornata dell'anti-banks, quindi si doveva parlare di sovranità monetaria. Era il 17 settembre. Si doveva parlare di sovranità monetaria, di signoraggio, di tutte queste cose qua. E avevamo l'appuntamento a Piazza Fontana, forse mi sembra. Era la Piazza della Borsa, l'appuntamento vero era in la Piazza della Borsa. Poi però fu spostato. Fu spostato perché un centro sociale di sinistra cacciò tutti quelli che parlavano di signoraggio dicendo che erano fascisti, e la Digos ci diede la Piazza Fontana, che è molto migliore perché è di passaggio, mentre la Piazza della Borsa non passa nessun milanese. Questo no, a Milano la giornata contro le banche, che era una giornata mondiale, però questi del centro sociale di sinistra presero la piazza e cacciando tutti quelli che parlano di signoraggio a Milano. Non dico qua, si vive lo stesso disagio. I centri sociali che sono contro Casa Pound, che da poco ha aperto anche qua a Napoli, sono contrari alla politica monetaria perché la vedono come una battaglia, secondo me. Questo è lì, perciò ti ho sollecitato proprio. No, ma è così. Io ho subito sulla mia pelle proprio queste etichette. Perché parlo di signoraggio, di sovranità monetaria, se non sei fascista, una destra, un fascista, invece per carità. Ma lo sanno i comunisti che pensano, hanno votato. Ma io non so se conoscono anche Prodi, che la. In Italia tu puoi fare delle impatte in qualche punto. Ma forse non lo sanno, fanno finta di non saperlo. Dici che adesso non ho detto che in Italia è per posto, non sono più pari. Cioè ne sapete a queste cose che sono su te. No, c'è una cosa. Ma comunque, se ci sono domande, credo che io concluso. La domanda è quella, chi dovrebbe fare questa cosa in Italia? Allora, guarda, ci sono tantissimi movimenti attualmente in Italia che propongono delle cose positive contro il signoraggio, reddito di cittadinanza, democrazia diretta, tutte queste cose qua. Il problema, a mio avviso, io te lo dico perché io con Max ho fondato il movimento Democrazia Diretta e Sovranità Monetaria, ma ce ne sono tantissimi di movimenti del genere. Il problema è che siamo molto frammentati. Io dico l'istituzione italiana, là dove l'ha dichiarato Chavez, dove l'ha dichiarato. Il partito in carica che lo deve promuovere una cosa del genere. Ti riferisci al debito detestabile, ti stai riferendo? Sì. È il partito in carica che poi in Parlamento bisogna fare una seduta e dichiarare il debito totalmente illegittimo. Oppure 50 milioni di raccomandate. Lo strumento parlamentare comunque sarà deve. Noi abbiamo per esempio le petizioni, facciamo le petizioni con 50.000 firme di proposte di legge e finiscono nei cassetti del Parlamento, non vengono manco discusse. Solo la rivoluzione. La rivoluzione sì, però voglio dire, se invece con tutti questi movimenti che ci sono e che hanno anche delle proposte serie e notevoli, si unissero in una grande coalizione, si potrebbe creare veramente un movimento. Invece noi qua ci riduciamo alla guerra dei poveri, è il divide e impera che vuole l'oligarchia bancaria. Ognuno vuole essere il padrino Io un po' col movimento Democrazia Diretta e Sovranità Monetaria, confermiamo le banche, non so se conosce l'avvocato Marda che ha fatto delle cause proprio contro le banche, abbiamo cercato di chiamare a raccolta tutta una serie di movimenti. Proprio per fare fronte comune, anche se abbiamo delle identità diverse, per cercare di fare fronte comune contro le banche, che è il vero nemico da battere. Ma ci siamo trovati contro quelle persone che ci tenevano ancora al loro piccolo giardinetto da preservare. Dice no, ma io poi se entro in questo movimento non sono più il leader del mio movimento, ma sono... ma di questo passo non... Questi cosa sono? I tanti ego di cui spiegava, spiegava Osho, Gurdjieff, magari Krishnamurti, andrebbero un attimo... Sono tutte prime donne, queste prime donne causano
la mancata aggregazione di un movimento di largo stampo per poter lottare contro questi mostri della finanza. Allora, grazie a tutti per la conoscenza. Prima parlavamo di questa esigenza di intrattenere la Grecia delle persone. Sì. E dove quindi anche Wall Street sarà un attore importante. Visto che negli ultimi giorni si sente sta roba, ci vuole un Monti per la Grecia. Sarà questo il modo per rilanciare i rendimenti poi dei titoli pubblici, no? Perché guarda, la differenza è quello. Solo rilanciando i rendimenti dei loro titoli pubblici consente alla Grecia di spostarsi dal default e di avvicinarsi all'Eurozona. No, anche perché loro funzioni. Una specie di Monti l'hanno avuto con Papademos. Papademos è un banchiere. È come Monti. Pure peggio. Parla di questa cosa perché Monti sta prendendo dei provvedimenti in qualche modo, la Grecia invece è in stallo, se vogliamo. Sì, 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 sì. Voglio dire, su questo punto di vista il problema è che la situazione della Grecia è proprio molto peggio della nostra. Quindi voglio dire, anche invitando i mercati ad acquistare i titoli di Stato, c'è comunque un debito assurdo. Adesso per esempio stanno proponendo questa tranche di prestiti di 130 miliardi di euro, però obbligano la Grecia che di questi 130 miliardi 100 finiscono a risanare il debito. Quindi è come se gli stessi dando 30 miliardi. Poi addirittura hanno proposto un'altra misura di un taglio di 500 milioni di euro della spesa pubblica, taglio dei salari di riferimento, cioè là già il salario minimo, voglio dire, sta intorno ai 500 euro e non riescono proprio a vivere, non riescono ad arrivare alla fine del mese. Quindi resta un problema della Grecia, non si inventeranno un fattore esterno che... Si possono, io quello che a mio avviso stanno facendo è cercare di tamponare il più possibile con questa liquidità. Nel frattempo con tutti i titoli greci se li stanno togliendo queste banche e quindi in sostanza ci finirà per ma cercano di darli a quei paesi come per esempio la Cina che hanno una banca nazionalizzata e quindi si possono spendere tutto quello che vogliono, non hanno problemi nemmeno ad acquistare titoli spazzatura perché appunto riescono a finanziare la loro economia e a paesi appunto con una certa sovranità monetaria e stanno cercando proprio di fare questo e in più si stanno organizzando anche 5 hedge fund di cui 3 americani e 2 inglesi che stanno invece piazzando i CDS sul fallimento della Grecia, stanno scommettendo che la Grecia tra 1 o 2 anni sarà fuori dall'euro e ci andranno a guadagnare un botto di soldi appena questa cosa arriverà. E quindi voglio dire, per questo è tutta una truffa, semplicemente spostare in là dall'altro. Sì. Non è crisi, è truffa quindi. Non è crisi, è truffa. Se ci sono domande, altrimenti concludo. Va bene.